Ancora buonasera a tutti, siamo qua a commentare il secondo italiano impegnato nel torneo del Queen. Prima di farlo, ancora una volta, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Sonego ha perso 6-4, 6-4 da Troicki, un Sonego apparso in difficoltà per l'attitudine del suo avversario a giocare sull'erba, per la poca attitudine di Sonego a giocare proprio su questa superficie, a differenza di Sinner che nel primo set sembrava averlo vinto. Sonego è sempre stato a dover rincorrere, nel senso che non ha mai avuto un vantaggio. L'altro si è dimostrato comunque un avversario non superabile su questa superficie. E quindi Sonego ha poco da recriminare, se non l'unica palla break avuta in tutta la partita, che l'ha avuta nell'ultimo game quando Troicci è andato a servire per il match. Lì si è aperta una mini chance che il serbo ha annullato molto bene, e poi insomma la partita è finita come doveva finire. Quindi i due italiani impegnati oggi li abbiamo persi entrambi. Adesso diamo un'occhiata alle partite di domani. Partiamo dal torneo tedesco, dal torneo di Hall, dove di partite interessanti. Domani ci può essere Lachko che trova l'argentino Pella molto terraiolo e quindi potrebbe valere la pena puntare sullo slovacco. Da segnalare Halle il ritiro di Tsitsipas, fresco finalista al Roland Garros. Poi attenzione a Querrey contro Umberto, un buon servitore come Querrey sull'erba potrebbe fare partita contro Umberto. Anche Berankins contro Nishikori, la partita delle 11 potrebbe essere una partita interessante per cercare uno sfavorito. E poi vabbè, Halle non vedo altro. Passiamo al torneo del Queen, che domani si apre con il derby Berrettini-Travaglia, dove Berrettini parte in virtù del suo servizio e della capacità. Insomma, Berrettini è l'italiano che è andato meglio a Wimbledon, ha fatto ottavi, quindi parte nettamente favorito. Attenzione a Chardy con Bublik, attenzione. Secondo me anche a Peir su Murray, se Peir decide di giocare, per Murray è una partita. E attenzione all'avversario di Fognini, al Tapeiano Liu. Fabio già non è in forma sulla terra, l'erba è una superficie che non digerisce. Insomma, il pericolo che se ne vada anche il terzo italiano, perché passi solo quello nel derby è reale, e poi basta. Le partite per domani, secondo me, sono queste. Noi ci rivediamo a questo punto domani per il commento del derby tra Berrettini e della partita di Fognini. Vi auguro una buona serata a tutti e vi chiedo ancora una volta l'iscrizione e i like al video. Buonasera e ci vediamo domani con questo canale che parla principalmente di tennis e dei tennisti italiani. Grazie a tutti.